dire che sono emozionata, poi aprire la bocca dentro questo teatro ci vuole proprio la faccia d'acciaio, e cantare dopo queste voci che sono passate pochi minuti fa, due facce d'acciaio, però il ricordo di un grande cantante. Molti di voi, vedo qualcuno che ha la mia età, sono 28-30 anni, molti di voi si ricorderanno che io ho fatto la cantante, continuo a fare la cantante oltre che andare avanti con la musica lirica, perché produco opere liriche e quindi da 30 anni, e quindi se no vi domandate ma che ci fa questo? Però stasera ho voluto fare un omaggio a un mio amico che è Lucio Dalla, con il quale andavo alle Tremiti a fare i bagni, con il quale abbiamo passato dei momenti bellissimi tanti anni fa. E allora stasera, nonostante questa cosa, questo premio, l'Oscar della lirica, queste voci che sono meravigliose, poi davanti alla signora che ha avuto un marito che ne vogliamo parlare, dire che ve lo dica, cioè ci vuole coraggio. E io ho detto, da toscana mi voglio misurare. Qui dove va la luce, tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza, che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce, e ricomincia il canto. Quando Giovanna mi ha proposto, mi ha chiesto, vieni a fare con me,
Dopo rispondeva anche di no, ho detto certo, anche perché mi conoscono tutti come. Come lo dico io? Come Turandot, più di 400 Turandot, pensate, nell'impervio ruolo della principessa di Genova, questo, credo che solo Cina Cina, grandissima Turandot, ha esaltato il suo record, ma anche come Lady Macbeth, perché è una lady, insomma, fantastica, anche a volte scandalosa, Giovanna. Però lasciatemi dire... No, ma resta con noi, perché comunque avere due donne che comunque interpretano Caruso di Dalla è una nuova interpretazione, e devo dire ci avete trasmesso una grandissima emozione questa sera, bravissime. Il fatto è stato che io ho voluto fare un omaggio a Dalla, ma anche alla signora Mantovani, perché questa canzone l'ha sempre cantata Dalla e Pavarotti. E ho detto facciamo una cosa al femminile. Nicoletta è stonata, due donne meravigliose, Giovanna e Francesca Patanelli, grazie. Allora,